ogni sabato il grande calcio. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Con noi da Milano Alberto Brandi e Maurizio Compagnoni, ma io vi avevo preannunciato una grandissima sorpresa, un super ospite in arrivo. Ah, siamo tutti CT, Aurelio De Laurentiis. Il presidentissimo del Napoli. Ciao presidente, buongiorno e buona Ciao Pasqua. Ragazzi, buongiorno e buona Pasqua a tutti. Buongiorno presidente. Buona Pasqua. Ciao. Ciao Alberto. Buongiorno presidente. Presidente, allora, oggi Udinese-Napoli, sabato prossimo Inter-Napoli, possiamo dirlo che sono due partite importantissime, anche perché serviranno per arrivare al top a sabato 3 maggio, finale di Coppa Italia-Napoli-Fiorentina? Assolutamente sì, con l'Udinese è sempre stata una squadra che nella seconda parte del campionato è sorprendente. Guidolin ha fatto sempre diciamo di necessità virtù, perché ovviamente l'Udinese è una specie di fucina di laboratorio dove si sfornano nuovi giocatori che poi subito vengono immessi sul mercato. Poi non dimentichiamoci che Pozzo hanno altre due squadre, una in Spagna e una in Inghilterra, quindi molto spesso gli servono anche da sponda. Quindi Guidolin è molto molto capace, un allenatore che sa non diciamo abbattersi, sa perché nella prima parte del campionato va in sofferenza e poi c'è questo recupero dove tutti quanti vengono così ben allenati e ben addestrati in uno schema di gioco che assimilano rapidamente. Ecco, lì è molto bravo lui a farglielo assimilare rapidamente. È una squadra quindi complicata, complicata anche dal fatto che noi non abbiamo Higuaín, ma siamo fiduciosissimi perché Zapata secondo me è un bellissimo esempio, molto giovane, c'ha 23 anni, quindi è giusto anche che giochi, ha fatto già abbastanza gol per quel poco dato e io sono fiducioso, per cui dico Napoli, no anzi non è Napoli, se Napoli 0-2, quindi 2 per il Napoli, 0-2. Alberto. Presidente, presidente, un bel regalo di Pasqua per i tifosi del Napoli che aprono l'uovo e si ritrovano una dichiarazione del presidente del Lione, Olà, che ha detto giusto ieri alla vigilia della finale di Coppa di Francia col Paris Saint-Germain, probabilmente le strade nostre e di Gonalon si divideranno a fine stagione. Questo significa che automaticamente sarà un nuovo giocatore del Napoli? Ci ha fatto la grazia? Ma non lo so, adesso noi abbiamo il tempo per meditare, per riflettere, per pensarci. Io non ho nulla contro il ragazzo, perché con il ragazzo ho trovato immediatamente insieme al suo procuratore l'accordo, è stato Jean-Michel che ha voluto puntare i piedi, voleva speculare oltre ogni misura, anzi io mi sono anche estremamente esposto all'ore del ragazzo, non corrispondeva a quello che io gli ho offerto. Adesso io non è che voglio vendicarmi, assolutamente io non sono un vendicativo, non fa parte del mio carattere, io il giorno dopo già dimentico qualunque offesa o qualunque affronto o qualunque scontro abbia dovuto supportare o sopportare. Del resto questo è il mondo del calcio, del resto gli altri si comportano in maniera molto spesso diversa da come ci comportiamo noi, ognuno pensa di avere delle gemme ed è giusto, e credono che abbiano un certo valore, chiedano determinati soldi. Ora, ripeto, con Benitez e con Bigon stiamo facendo il punto della situazione e cerchiamo anche di puntare, vedete qui il grosso problema è sempre di puntare sui giovani. I giovanissimi sono quelli che hanno, da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico, una crescita. Chi è già cresciuto è anche un po' viziato, quindi non è detto che possa fare, si può far bene il primo anno probabilmente, ma non è detto che debba fare bene il secondo, il terzo, il quarto. Allora io sono dell'idea che pescare tra i forti che hanno 20, 21, 22, 23 anni
mi fa più piacere, mi dà più soddisfazione, e credo che Rafa Benitez si stia anche così abituando a questa forma di pensiero, perché io non gli chiedo di ottenere tutto e subito, io gli chiedo di farmi una squadra forte, che sia forte nel tempo. Vedete, arriviamo qui all'assurdità, che c'è una contestazione in atto per il Barcellona. Ma quelli hanno vinto di tutto e di più. Come si può contestare Messi, che ha fatto 38 gol quest'anno? Quest'anno ha funzionato poco. Allora vuol dire che nel calcio è possibile dire qualunque stupidaggine. Però è anche vero che vince soltanto uno. E questo bisogna metterselo in testa. L'importante, secondo me, è divertire. L'importante è divertirci. L'importante è fare in maniera sportiva, vendendo cara la propria pelle e onorando la propria maglia sempre. E poi c'è il fato, c'è il destino. Il destino può essere a volte beffardo, a volte può essere dalla parte nostra, e quindi può essere anche che uno vinca un campionato. Certo che la Juve, l'ho sempre detto, con 150 milioni di fatturati in più, anzi 180, perché se uno non partecipa alla Champions in un modo continuativo ed effettivo, quindi non parliamo di preliminari, ma parliamo veramente di gironi, il fatturato scende. E del resto non possiamo pensare che di essere competitivi sempre anche contro club che fanno un fatturato di 500 milioni, che poi tra l'altro vediamo che non riescono a vincere. Presidente, quindi, presidente, un attimo solo, perché c'è Maurizio Compagnoni che aveva una domanda e poi ce n'ho un'ultimissima io. Prego Maurizio. Allora, premettendo che fino a questo momento credo che il bilancio stagionale del Napoli sia decisamente positivo, è chiaro che non tutto ha funzionato al meglio. Credo che la cosa più importante sia questa altalenanza di rendimento dalla grandissima partita, che ne so, con la Juve, al calo col Parma. Lei ha parlato con Benitez, come glielo spiega questo? Come gli spiega questi alti e bassi? Benitez, io mi sono dato una risposta. Io ho detto, quando uno gioca con un 4-2-3-1 e inizia una con tutta gente nuova, basta trovare delle squadre che si chiudono dietro e che all'improvviso partono, e puoi anche avere la spiacevole realtà di pareggiare o addirittura di perdere. Quindi diciamo che il nostro campionato è un campionato dove molto spesso andiamo a giocare con delle squadre minori, che sono però delle squadre molto complicate da battere, proprio per questo gioco che loro fanno. D'altro canto, non si può pensare che tutti i giocatori siano funzionalissimi a un discorso immaginato campionato o durante il mercato di riparazione. E in più ci sono gli incidenti, più ci sono le non perfettissime condizioni che durante una settimana si possono verificare. A me mi manca oggi Higuain, mi mancano altri giocatori, mi manca Maggio, però ciononostante pensiamo di essere lo stesso competitivi. Quindi voglio dire, non è semplice prevedere tutto in maniera perfettissima. L'ho già detto, dico, guardate il Barcellona non sta più rendendo quello che doveva rendere. Presidente, prima di salutarla, una domanda su Marek Hamsik, che ieri Benitez ha detto per noi è fondamentale, non è sul mercato, e la seconda, ho avuto modo di intervistare Rafa, un'intervista esclusiva il giorno del suo compleanno, e ho chiesto, senta Rafa, ma Aurelio De Laurentiis cosa le ha regalato per il compleanno? Si è messo a ridere, ha detto, se lo vuoi sapere, perché sapeva dove andavo a parare, lo devi chiedere al presidente. Ha già avuto un regalo per giugno? Tu parli sempre di mercato. No, vabbè, ma non dobbiamo mai svelare nulla. Troppo presto. Tu lo sai che noi abbiamo sempre confermato e affermato, e te lo riconfermo, che il mercato per noi è sempre aperto, anche quando, diciamo, è chiuso da un punto di vista legale. Certo. E quindi noi siamo sempre in movimento continuo, anche per renderci
perché non è semplice trovare e individuare, tu devi andare a verificare tutte le partite che questo individuo o questi individui stanno facendo e quanto potrebbero essere giusti per carattere, per personalità, per educazione, per discendenza familiare, per matrimoni giusti o sbagliati che siano, cioè le varie diciamo componenti del disegno di un giocatore sono varie, le variabili sono tante, quindi ci vuole tempo, ma arriveremo sicuramente all'inizio del mercato con le idee chiarissime, già con dei giocatori da far entrare nella Roma. Bene, beh, so che state lavorando molto bene, presidente. Invece Marek, come ha detto Benitez, insomma, non è sul mercato, è Amsic. Ma Marek perché dovrebbe stare sul mercato? Marek lo mettono sempre i giornalisti sul mercato, ma finché la società non dice il contrario, Marek è lui che deve venire da me e dire: presidente, il mio viaggio napoletano si è concluso. Ma poiché Marek, lo chiamiamo Marek Chiaro proprio perché più napoletano di lui non esiste, a me fa molto piacere identità che si va a identificare con tutto ciò che di napoletano è fortissimo, lui questo lo ha completamente capito, recepito e si è diciamo perfettamente inserito, è diventato un napoletano lui stesso. Quindi se venite a chiedere a me, lui è incedibile. Il giorno che Marek dovesse venire da me e mi dovesse dire per una semplice ragione, guardi, io ho bisogno di andare là, e ne parleremo, ne discuteremo, ma fino adesso mi sembra che tutto ciò è soltanto un'ipotesi che stiamo inventando noi qui a... Anzi, un saluto presidente ai genitori e una buona Pasqua anche a loro. Grazie. Presidente, prego, Alberto, un'ultima domanda, sperando di non rovinare il clima pasquale. Lei quest'anno ha risposto a tutti, a giornalisti, a tifosi. Poi il giorno dopo, come ha detto giustamente, ha sempre dimenticato le polemiche e le battaglie. C'è mancata però da operatore dell'informazione una sua battuta risposta all'accusa di provincialismo di Marotta dopo Napoli-Juventus. Beh, è giunta l'ora. No, ma Marotta, guardi, Marotta a me sta molto simpatico perché è un sa che nel mondo del calcio si è sempre approssimativi. E Marotta è un manager che a me ha dimostrato la sua capacità di esserlo quando mi mandò una volta uno studio di come aveva organizzato una media società come la Sampdoria. E io rimasi abbastanza colpito positivamente da come lui l'avesse strutturata in maniera esemplare da un punto di vista proprio così di saper rappresentare il concetto di impresa. Per cui io mi dissi a suo tempo, quando lessi la sua così impostazione, dico questo ha effettivamente la mentalità del vero direttore generale, cosa che è abbastanza rara nel mondo del calcio. Però lui commette un guaio, che non va al cinema e non capisce che gli anni 60, nei quali io sono cresciuto, sono l'apoteosi della provincia. Basta ricordarsi un bellissimo film, Signore e Signori, ambientato nel Veneto, di Pietro Germi, dove un personaggio come Alberto Lionello si sarebbe rivoltato maleducatamente a un'eventuale battutaccia, ecco, diciamo che è stata una battutaccia il fatto della provincia, perché la ricchezza italiana si basa sulla provincia, cioè la provincia è veramente un must e probabilmente chi ha la paura di essere provinciale accusa gli altri di essere. Presidente, io devo proprio... Io purtroppo sono fuori totalmente. Marotta è una carissima persona che io stimo, alla quale così non voglio assolutamente rispondere in maniera maleducata. Ma ci mancherebbe, anzi, ragione. Anzi, deve andare al cinema perché ci sono le feste di Pasqua. Io purtroppo vi devo salutare perché ho le news. Buona Pasqua al presidentissimo del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ciao, presidente. Buona Pasqua a tutti quanti voi. Ciao, presidente. Auguri.